Ma la nuova classe, se non è borghese, non è proletaria, di che tipo è allora? È una forma di aristocrazia. Ho scelto scientemente di chiamarla aristocrazia non solo per un richiamo celebrativo e cerimoniale a Carlo Marx, ma proprio in ragione del fatto che la nuova classe, a un'analisi attenta dei rapporti di forza, è assolutamente aristocratica. Non certo perché sia composta da oi aristoi, i migliori, laddove infatti i componenti della nuova classe finanziaria non sono affatto i migliori, essendo un pugno di finanzieri cinici, apolidi e senza coscienza infelice, essendo invece una masnada di banchieri e bancocrati che stanno distruggendo, svendendo e privatizzando tutto a detrimento dei diritti sociali e dei diritti più elementari dei popoli. Ho scelto di chiamarla aristocrazia in ragione del fatto che vi è qui una sorprendente analogia storica. Il conflitto di classe moderno scaturisce, Marx docet, col 1789, quando l'aristocrazia esce di scena, quando la borghesia fa la sua rivoluzione e si apre così il moderno conflitto di classe borghesia-proletariato. Fino al 1989. Col 1989 assistiamo al ritorno di forza dell'aristocrazia. Una nuova aristocrazia, sia chiaro, l'aristocrazia finanziaria. Che cosa caratterizza intrinsecamente l'aristocrazia? Esattamente il fatto che essa, a differenza del ceto proletario e della classe borghese, disprezza il lavoro. Il ceto proletario, versione Marx, e il ceto borghese, versione Hegel, vivono del lavoro. Vivono nella valorizzazione, anche a livello concettuale, del lavoro come momento costitutivo della coscienza umana, come rapporto fondamentale dell'uomo con il mondo. La nuova classe aristocratica disprezza il lavoro in ogni sua forma. E infatti, seguo ancora le analisi del terzo libro del Capitale di Carlo Marx, l'aristocrazia finanziaria vive di rendita bancaria, vive di bancocrazia, vive tramite dispositivi del debito e del credito, vive senza mediazione del lavoro. Vi è nel terzo libro del Capitale di Marx la profezia esatta dello scenario odierno. Marx parla di una finanza-aristocrazia, un'aristocrazia finanziaria, che segna, a suo dire, il superamento del modo capitalistico all'interno del modo capitalistico della produzione. Cosa sta dicendo Marx? Sta dicendo che vi sarà, e oggi possiamo ben dire che vi è, un superamento del vecchio assetto borghese e proletario del capitalismo, quello centrato sulla figura del lavoro, con annesse patologie dello sfruttamento, dell'alienazione fordista e quant'altro, superamento che avviene non in vista dell'avvento della società emancipata, secondo le aspettative del sogno di una cosa di Marx, bensì a favore di un nuovo ordine capitalistico finanziario in cui è superato il vecchio capitalismo, ma non il capitalismo tout court, e il capitalismo stesso si ridispone in forma finanza aristocratica, potremmo dire. È il trionfo di un capitalismo post-borghese e post-proletario. De nobis fabula narrato. Questo è il nuovo ordine globale di cui siamo abitatori. Un nuovo ritorno dell'aristocrazia. Dopo il 1989, sia chiaro, l'aristocrazia trionfante, venuta meno la forza che, pur con le sue contraddizioni, aveva appoggiato le politiche del proletariato, ebbene l'aristocrazia può mettere in congedo anche la borghesia, non avendo più bisogno del suo appoggio per sconfiggere suddetto proletariato. Ecco perché oggi l'aristocrazia finanziaria non colpisce solo le classi lavoratrici, a cui pure sta portando via tutto, anche i diritti più elementari, ma colpisce anche le classi medie borghesi, tramite veri e propri atti di rapina legalizzata. Pensate alla crisi del 2007, che non è una crisi ma è un momento della lotta di classe finanziaria, con cui l'aristocrazia finanziaria ha letteralmente portato via tutto alle classi medie risparmiatrici. Pensate ancora letteralmente al cosiddetto bail-in in Italia, che altro non è stato se non un attacco frontale, una rapina legale, una rapina diretta bancocratica delle classi medie risparmiatrici ad opera dell'aristocrazia finanziaria. Questo è l'ordine post 89, questo è il nuovo ordine neofeudale della società, di un capitalismo che si feudalizza. Oggi il dominio del capitale è a un tempo feudale e capitalistico. Capitalistico perché regnano
le essenze, regnano i pilastri del modo capitalistico della produzione: crescita illimitata del valore, alienazione, sfruttamento dell'uomo sull'uomo, garantito non da norme giuridiche ma dalla semplice diversificazione economica e sociale. Neofeudalesimo, tuttavia, per il fatto che la struttura della società si sta letteralmente rifeudalizzando. Io nel mio libro parlo a questo proposito di una società di tipo neofeudale. Le tre classi, i tre ceti, della società feudale, bellatores, oratores e laboratores, stanno oggi tornando in vista. I nuovi bellatores sono oggi i componenti dell'aristocrazia finanziaria, i nuovi architetti del mondialismo no border, coloro i quali conducono soltanto essi la lotta di classe, sono gli unici a condurre la lotta di classe, solo l'elite dominante conduce la sua lotta di classe. Già negli anni 90 Christopher Lasch parlava significativamente di rivolta dell'elite. Sono bellatores anche in ragione del fatto che conducono guerre valutarie, economiche. Pensate all'aggressione manu militari, sia pure di un militarismo economico, ai danni della Grecia, aggredita mediante i dispositivi di cattura del debito e della finanza. E conducono poi ancora, essi signori bellatores, guerre finanziarie ma anche guerre concretissime, ove incontrino forme di resistenza. La mondializzazione capitalistica, il nuovo ordine globale è così fatto, procede a colpi di bombardamenti etici, interventismo umanitario, embargo terapeutico, ove incontri forme di resistenza e di renitenza al Washington Consensus. La mondializzazione americanocentrica procede nella forma dell'imperialismo etico, bombardando sempre in nome dei diritti umani e della democrazia missilistica da sport i paesi resistenti non allineati con il nuovo ordine mondiale, vuoi con gli hard powers dei bombardamenti, vuoi coi soft powers delle rivoluzioni colorate o Velvet Revolution. È il caso emblematico di tutti quei paesi un tempo orbitanti nella galassia dell'ex Unione Sovietica, che sono stati uno dopo l'altro destabilizzati a colpi di rivoluzioni colorate gestite dall'America e finanziate a foraggiamento costante dai grandi signori del mondialismo, il cui unico obiettivo era solo quello di destabilizzare aree del pianeta non ancora interne al nuovo ordine mondiale.